Buongiorno a tutti. Naturalmente siamo in una giornata di festa, doppiamente una giornata di festa, perché si è più volte ricordata l'Unità d'Italia e perché finalmente possiamo dare seguito al lavoro svolto da diverse componenti, da diverse associazioni che nel nostro territorio si sono impegnati affinché si raggiungesse questo obiettivo, che è l'intitolazione dell'aula a Peppino Impastato. Molte parole sono state dette, tutte belle, meravigliose, e chi più ne ha più ne metta, però sicuramente oggi dobbiamo dire e dare il merito che la politica ha avuto un risultato positivo a quelle che erano le aspettative dei nostri concittadini. La politica ha dato una risposta positiva per l'intitolazione dell'aula consiliare a Peppino Impastato, ed è una risposta forte, perché è una risposta che va sul fronte dell'antimafia, e quindi è questo, una volta ogni tanto un plauso dobbiamo pur farcelo, perché vuol dire che si cerca di lavorare e di lavorare bene per il rispetto di quelli che sono i principi cardini della legalità. Io ricordavo una cosa, poco fa si diceva che molte volte i giovani sono lontani da certe situazioni che ci vedono che li vedono in prima persona disimpegnati dal lavoro di tutti i giorni. E ricordavo un piccolo episodio. Ritornavo un giorno in autobus da Enna e qui c'è una ragazza che era rappresentante del liceo linguistico durante quel periodo del problema dell'eventuale anche chiusura della scuola del liceo linguistico di Agira, la precarietà dei docenti. Vedevo io e mi raccontava come c'era tutto l'impegno dei ragazzi insieme alla classe docente affinché potessero mantenere la scuola ad Agira, ed è lì che effettivamente abbiamo avuto e ho avuto la sensazione che quando i giovani devono essere chiamati a rispondere per poter trattenere, per poter mantenere il proprio impegno, i propri diritti, allora lì sì che c'è bisogno e lì si muovono veramente. Ed è questo un piccolo esempio che ho voluto fare, perché è presente qui il liceo linguistico. Ed è perché mi piace vedere come i ragazzi effettivamente chiamati ad un momento di impegno reale, allora lì che si muovono. Questo esempio vuol dire che in tutti quelli che sono i settori della vita di ogni giorno bisogna impegnarsi, ed è stato già detto da questo palco. Il Consiglio Comunale vuole che tutte le esigenze, tutti gli impegni, tutte quelle che sono le necessità del mondo giovanile, venga data una risposta a tutto questo. Io penso che oggi un esempio di questo tipo è stato dato, e mi auguro che nel futuro ci possa essere massima collaborazione tra quello che è il mondo della società civile e quella che è la politica, affinché sia un tutt'uno. E noi che facciamo politica dobbiamo sensibilizzare chi come voi vive nella scuola, chi vive nel mondo del lavoro, possa iniziare a fare quell'attività politica che serve naturalmente per migliorare e migliorarci. Un in bocca al lupo a noi consiglieri comunali, che da oggi saremo chiamati ad un lavoro di maggiore responsabilità, perché ogni qualvolta entreremo in quell'aula sappiamo di entrare in un'aula con un nome molto impegnativo, con un nome di Peppino Impastato, e quindi ognuno di noi quando andrà a deliberare, a votare e a dibattere per ogni punto all'ordine del giorno sa, come naturalmente lo doveva sapere anche prima, ma con un punto in più, con una voglia in più, che il rispetto e la voglia di poter crescere la nostra piccola comunità dovrà essere naturalmente uno dei punti principali e fondamentali. Auguri a tutti, auguri all'amministrazione comunale, al Consiglio Comunale, auguri
ad Aggira, auguri a tutti coloro che hanno votato questo consiglio comunale e che ha portato l'intitolazione naturalmente di un eroe e di una persona meravigliosa come Peppino Impastato.